coinvolgere i ragazzi e le ragazze un po' più giovani che vivono il paese. E per fortuna, come dire, questa cosa è successa, anche se non, come dire, in maniera proprio dirompente, però perlomeno abbiamo avuto un primo contatto. Ora lascerei a Giuseppe raccontare che cosa, Giuseppe Liuzzi, raccontare del nuovo portale corsi che è attivo sul Siskra Club. Ci sei, Giuseppe? Beh, hai staccato Aspetta, videocamera? aspetta, ci sono? Ci sono. Comunque, Aspetta, ho fatto. vorrei un piccolo reminder per il pubblico. Palco è sempre aperto, quindi Etta e Marilisa, non abbiate timore di alzare la mano e salire con noi su questa plenaria. Anzi, a un certo punto vi inviteremo sul palco quando meno ve lo aspettate. La stessa cosa vale per i presenti lì nascosti nell'oscurità, Pasquale e Simone. No, Pasquale e Simone sono usciti. Sono appena usciti. Loro Ah, sono ok, e allora a posto, come non detto. Allora, ci sono, vabbè, qualche novità introdotta, sicuramente quella della piattaforma corsi che adesso vi presento, che è ovviamente in testing, come tutto d'altronde, nel senso che è stata configurata e abbiamo caricato i primi corsi. È raggiungibile dal sito siscraclub.cc, ma rincollo il link nella chat. Mi sentite? Si sente? E immagino e spero che si veda. E ovviamente trovate sempre sulla sinistra una divisione per le categorie e poi direttamente qui le tre tab dei tre corsi. Chiaramente adesso quali sono gli obiettivi? Il formato testato adesso, la tipologia di corso, sono le tipologie, diciamo, quelle self-paced o comunque, diciamo, tramite i video. Guardo il video, vengono tracciati dei progressi, posso inserire dei questionari, insomma, delle robe. Al momento abbiamo solo provato a caricare il materiale, qui, e anche a caricare il materiale e poi a permettere di scaricarlo, per esempio, come in quello della stampa 3D. I corsi, quelli che sono al momento presenti, sono tutti gratuiti, quindi non necessitano di pagamento né di tessera. Per quanto riguarda, diciamo, quelli che proporrò, ci saranno a pagamento. Per esempio, ci sono dei corsi che io ho erogato con altri enti, associazioni che erogo, per esempio, privatamente, che avrei il piacere di erogare in esclusiva sulla piattaforma Siskra, che poi vi aggiornerò. Sicuramente saranno sul web o diciamo, come creare un sito web, sì, molto accessibili, anche perché sono diciamo, delle richieste che mi arrivano in genere da ragazzi giovani che hanno voglia di costruirsi il loro primo sito, fare un sito curriculum, un sito portfolio, però diciamo, vorrei vedere di testare il formato come l'ho erogato finora, diciamo uno a uno o uno al massimo per un gruppo di persone ristretto. Quindi non, diciamo, non devo vedere se la piattaforma si può adattare a questo tipo di configurazione. Ovviamente, come dicevo, il corso, vabbè, dà delle informazioni basiche sul percorso per richiesto l'iscrizione per continuare, cioè per accedere al contenuto. E vedete, ha una semplice interfaccia e vi consiglio fortemente di approfittarne, soprattutto perché è un corso, per esempio, questo di Cyber Security, molto 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 interessante, che dà delle basi su, diciamo, anche abbastanza, parte dalle basi dell'informatica, è richiesto almeno saper accendere un computer, sapere che cos'è in linea generale un sistema operativo, però poi dà molti riferimenti interessanti. Poi è chiaro che per tutto quello che non capite, o comunque che non capiamo, l'invito è sempre quello di chiedere, quindi non capisco qualcosa, i canali non sono, cioè sono fatti per questo, diciamo. Ci sono domande al riguardo? Qualcuno che ha delle curiosità? Tutto chiaro. Ci sono nuovi Bravo. corsi in programma? Come ho detto qualche secondo fa, nei prossimi, cioè almeno quello che sicuramente proporrò, allora, chiunque può proporci dei corsi. Chiaramente questa sarà al direttivo valutarne la fattibilità e, diciamo, l'approvazione finale. Però tutti possono proporre dei corsi. Come dicevo, proporrò io dei percorsi che stavo erogando personalmente, per esempio riguardo al web o alla costruzione di un sito web, principalmente.
Perfetto. altra domanda? Procediamo. L'altra novità che troverete sempre, diciamo, non l'abbiamo ancora, non l'ho pubblicata nemmeno nei canali nei scorsi giorni, è quella per esempio del merchandise. La trovate su entrambi i siti. Questo diciamo, sistema di merchandise permetterebbe di ovviamente sostenere l'associazione attraverso l'acquisto di felpe, magliette, t-shirt e lo trovate a quest'altro link. Quindi sempre questo vi lo mando qui nella chat, lo trovate sia sul sito siscrackclub.cc/merchandise, sia su siscrack.org, anche se il sito siscrack.org ha bisogno di un po' di diciamo, qualche altra manutenzione. Un po' di manutenzione e probabilmente avrò bisogno di un altro po' di tempo prima di, diciamo che affinché il risultato sia accettabile. Però pure qui trovate qualche risultato. Ovviamente se trovate qualche articolo ad un prezzo che vi interessa, per favore testatelo, nel senso fateci sapere se il pagamento va a buon fine, fateci sapere quando e se arriva il materiale, come diciamo perché è tutto nuovo, è tutto da testare. Ovviamente, diciamo, per correttezza queste sono produzioni just in time, quindi non le realizziamo noi direttamente, ma ci permettono di diciamo, diffondere comunque la filosofia Sistrack. La proposta che è stata fatta, qualcuno di voi già lo sa, è quella anche di cercare collaboratori o persone che possano dare una spinta innovativa alla parte del design e della creazione di questo brand, ecco. Quindi accattatevi felpo Sisca, che è puro cappellino. Girano degli sconti che possiamo diffondere. Forse sì, dovrebbero esserci per i primi acquisti un 20% di sconto. Quindi se conoscete, se qualcuno vuole una felpa Sisca o una t-shirt Sisca, per esempio queste se non sbaglio dovrebbero essere addirittura ricamate e dovrebbe esserci scritto. Lavoro. Sì, se ci scrivete dovrebbe essere disponibile un coupon, quindi un coupon del 20%. Dai, dacci il Accattatevi. coupon, dacci il coupon. Chiede Maria Elisa se c'è solo la felpa e la maglia. Al momento sì, però possiamo diciamo, erogare diciamo, del merchandise abbastanza personalizzato, quindi se vogliamo un colore particolare o un logo in una posizione particolare, può essere il caso di provare a strutturare un nuovo design vero e proprio. Quindi, diciamo, se non troviamo la felpa del colore o la maglietta del colore che vogliamo, scriveteci e realizziamo. Hai delle proposte rispetto al merchandise? Allora, cioè, nel senso, a parte il fotogenere che non c'è, perché l'altra volta, vabbè, qualche giorno fa si proponeva la sacca, o meglio, la shopper Siscrack. Quindi il kit indispensabile del buon bolognese è la shopper in cotone organico per andare a fare la spesa. Bag, detta la top bag, detta anche proprio in linguaggio Nella orrendo. top bag. Sì, Ok, lo io la sapevo. conosco. Ok, top Che bag. La sarebbe? sacca con io cioè all'epoca lo chiamavo la sacca del Materano, quella con i laccetti che a Matera era pieno di gente con queste quella in genere dove si mettono gli alcolici comunque per andare a fare serata con le casse. Tutto, ci sono i cappellini, possiamo fare le tute, le mutande, le calze, le custodie dei computer, gli zaini, tutto Linea ciò che di possiamo. Sì. E quindi diciamo queste sono le novità principali. Qualche altra domanda? Penso che here we are. Luizio. Prego, prego. Io andrei al prossimo punto, allora, e quindi lascerei la parola al nostro caro Bern per Sto raccogliere. risolvendo dei problemi. Ancora risolvendo problemi, quindi Vabbè, niente. Non ho avuto il tempo per risolvere le cose, quindi. dal backstage mi dicono che l'ospite non è ancora pronto, quindi passeremo al prossimo. Anzi, no, visto che c'è Stefano e che è arrivato in ritardo, lo inviterei a parlare sul palco dell'esperienza della scuola superiore. Stefano, devi accettare la richiesta che ti abbiamo fatto di salire sul nostro fantastico palco. Sappiamo che comunque Il l'ansia. nuovissimo auditorium, tra l'altro. Nuovissimo auditorium, infatti.
tirato a luglio. Marilisa chiede quanto paghiamo di corrente. Tutto patrocinato dal comune. Da tutto patrocinato. Stefano, perché non sali sul nostro palco? Potrebbe star facendo cose incredibili. Secondo me non ci sta nemmeno ascoltando. Probabile, probabile, molto probabile. No, sto scherzando, sicuramente è lì che ci sta ascoltando e non riesce a entrare. È sicuramente sì, così, anche, non ho dubbi. Comunque, vabbè, la prossima questione che volevo raccontarvi è che attualmente con il direttivo stiamo cercando di, come dire, fare un percorso di upgrade, cercare di risolvere alcune problematiche che ci sono, che abbiamo, come dire, rinvenuto nel nostro processo di organizzativo. E per questo abbiamo pensato di fare un'aggiunta, o meglio, più che altro uno studio prima di tutto su quello che facciamo come parte del direttivo, quello che non facciamo e quello che vorremmo fare, per fare una mappatura delle competenze, delle esigenze che il progetto, il processo richiedono, alle quali veniamo meno o adempiamo. E dopo questo cercheremo anche di inserire nuove figure nell'organizzazione, nel comitato organizzativo. Questo per cercare di, come dire, in qualche modo alleggerire il peso che sopportiamo come comitato organizzativo. Ah, ecco, Stefano è riuscito ad entrare. Benvenuto, sì. Stefano. Ma quindi ci stavi ascoltando? Sì. Ah, hai visto? Era come dicevo io, chiaramente, non avevo dubbi. Era solo che non riusciva ad entrare. Salve. E quindi detto questo, stavo dicendo, cercare di aiutare chi fa parte del comitato organizzativo a portare i compiti che deve portare avanti con più leggerezza. Ora so che l'altro giorno Giuseppe e Bernardo, io non c'ero, hanno fatto una chiacchierata su questo, quindi se ti va, beh, prendi pure la parola se vuoi aggiungere qualcosa, c'è qualcosa che non ho detto. Più che altro abbiamo provato a coinvolgere qualcuno di noi nel processo di gestione ed organizzazione, nel senso che da qui a un anno il direttivo dovrà cambiare almeno parte di esso, e quindi senza un direttivo purtroppo non può esserci, o comunque lo chiamiamo direttivo, lo chiamiamo amministrazione, non può esistere, diciamo, nessuna associazione. Certo, senza nemmeno una parte sociale, nemmeno una parte di contenuti, nemmeno una parte di lab, però se non abbiamo quella parte non possiamo strutturare niente di nuovo, niente di, diciamo, che possa dare poi concretamente degli sbocchi. Quindi è fondamentale, e ad oggi fortunatamente in 10 anni abbiamo strutturato processi, procedure, eccetera. Quello che stiamo cercando di fare è prendere consapevolezza con quello che sono le azioni che ognuno di noi fa, dovrebbe fare, non dovrebbe fare e che invece vorrebbe fare. Quindi, alla luce di questo, ognuno di noi può riflettere su quello che fa concretamente per Siskraq, quello che non fa per Siskraq, quello che non dovrebbe fare e quello che invece vorrebbe fare. E queste sono delle domande a cui io, Ben, invito ognuno di noi a scriverle, perché solo scrivendole ne prendiamo poi una reale consapevolezza, metterle nero su bianco e a provare a trovare una soluzione, altrimenti, sarà sempre più complicato. Cioè, resteremo sempre a lamentarci delle cose che non funzionano, sempre a fare le riunioni sugli stessi punti e sempre ad essere le solite persone. Quindi questo è quello che, se continuiamo a, cioè, lo insegna la scienza, diciamo, di essere delle persone di scienza, cioè se ripetiamo lo stesso errore per più di 2 o 3 volte, il risultato non cambia. Bene. Stefano, ti volevo chiedere qualche feedback su come è andata a scuola. Noi ne abbiamo già in realtà parlato prima, raccontato un po' che cosa abbiamo fatto. Tu cosa ne pensi? Come hai vissuto questa esperienza? Positiva, negativa?
cose da migliorare. Un'esperienza molto positiva, a prescindere da... Comunque è sempre stata la mia prima volta, a prescindere da tutto, anche se ero un po' agitato. Come feedback, sicuramente bisogna rifarlo. Mi aspettavo magari una maggiore... un maggiore, diciamo, contributo da parte dei ragazzi, più che altro perché li vedevo... Allora, all'inizio c'è stata molta diciamo attenzione, poi piano piano è andato, diciamo, a scemare questa cosa, e quindi i ragazzi, diciamo, sono andati un po' a ruota libera. Ovviamente non ho visto quella partecipazione che mi aspettavo, magari quel vero interesse magari su un dibattito, che era quello là che magari volevo di più rispetto a solo parlare, come avete fatto comunque come ha fatto comunque Becci e Vincenzo. Da rifare in altro ambiente, sì, sicuramente. Ti interrompo, in che senso volevi più interazione? Sì, interazione con loro, per capire comunque i loro interessi, come integrarli, come, diciamo, capire i loro punti fondamentali su cui basano la loro intera esistenza, possiamo dire. Ecco. In modo tale da poi da comunque pianificare un piano per integrarli e comunque aumentare a Grassano questo interesse verso Siskrak. Ecco, questo... Io credo che... Cioè, questo mi permetto pure di dirlo a te, a Rocco, o comunque di trasmetterlo come best practice su Grassano. Cioè, non possiamo aspettarci, essendoci piano piano, non dico uno scollamento, però non avendo io in primis, ma penso pure tu, Rocco, più modalità di dialogo, di incontro con ragazzi giovani di 15-14 anni, non possiamo aspettarci che diventino subito degli utenti, che vengano e si facciano la tessera, o che vengono, appunto, primo perché il laboratorio non è più aperto è come prima. Quindi non è che ti trovi occasione che gli dici: oh raga, entrate, vieni. Quindi questo sicuramente è una delle cose da tenere presenti. Dello sforzo che dobbiamo fare è da, magari se ne riconoscete qualcuno per strada, se avete preso dei contatti, di provare quantomeno a dire: oh, vieni su Discord, o vienici a conoscere, leggi, guarda di che si tratta, iscriviti, seguici su Instagram. Cioè, perché basti pensare che con ognuno di voi, cioè stesso paradossalmente con te o con molti che ci ascoltano, è stato fatto lo stesso. Cioè, se io dovessi pensare alle persone che ad oggi frequentano l'associazione, non è che questo da un giorno all'altro, ah via, vengo, cioè ok, certamente, vieni, presidente, direttivo, vengo, smonto, no. Cioè, però ci sono persone poi più spigliate, persone che hanno una certa spinta, ma sono rarissime, e ovviamente devono essere anche messe in condizione di poterlo fare, e altre che ovviamente no. Quindi ecco perché dico, non possiamo aspettarci che andiamo, presentiamo la nostra associazione, la gente, wow, ti ho 300 tesserati, sì, vieni, pure io, cioè, dobbiamo essere noi, cioè sempre riflettere su di noi, su quello che possiamo fare per ingaggiarli, okay. se vogliamo. Questo è giusto come appunto per tutti. Sì, sono d'accordo. Scusa, stai dicendo qualcosa? No, vai, ho finito. È stata molto interessante la prima parte, che secondo me la dovremmo fare con tutti, che sarebbe la parte del questionario che hai fatto fare ai ragazzi. E poi basta, non ho più nient'altro da aggiungere. A me volevo aggiungere, sempre in merito a questo argomento, prima di poi, infatti, come Bresca, ti ho invitato a salire sul palco, se ti va, così poi insieme a Bernardo ci raccontate un po' di bad prompt. E aggiungo solo quest'altra cosa prima di lasciare la parola, che era una riflessione che si faceva con Vincenzo dopo questa attività, dopo l'attività a scuola, che era ovvero il fatto che siamo rimasti colpiti dalla cosa che i ragazzi, nessuno di loro avesse mai provato un visore per la realtà aumentata. E quindi, come dire, quando una cosa che a noi alle volte sembra davvero scontata e
quasi naturale ormai, cioè penso che tutti noi qui abbiamo provato almeno una volta un visore che è venuto al naturalmente tecnologici, addirittura l'ha provato con una tecnologia aptica. Perciò questa roba ci ha fatto anche riflettere su quanto alle volte il laboratorio sia davvero un avamposto, una cattedrale nel deserto della tecnologia nel contesto in cui operiamo. E quindi pensavamo che questo deve essere davvero come dire, un indice importante di quello che potremmo fare sul territorio, quindi cercare di far avvicinare, di portare le tecnologie in quel luogo, perché è un luogo che ne ha davvero bisogno, che è isolato sotto questo punto di vista, e soprattutto al fine poi di dare una possibilità o comunque di spronare, di far immaginare nuove cose ai giovani, alle persone che vivono, che decidono di vivere quel luogo. Detto questo, passo la parola a Bernardo e a Resca, se vuole salire sul palco. Prego, Bern. Allora, sì, nella scorsa meetup abbiamo partecipato a un'esperienza di Dubai Prompt Stavo provando, scusa. che è una generazione di immagini collettivamente, un'esperienza di generazione di immagini collettivamente, e la vorremmo riproporre anche in questo meetup. Cosa? Non so, Giuseppe mi diceva che avete fatto nuovi Sì, upgrade, abbiamo. raccontaci un po' di che upgrade Siamo avete. totalmente passati a una versione completamente customizzata rispetto. Scusa l'interruzione, Berno. Più che altro, vabbè, per quanto c'è anche Uncle Zeta, che è il buon zio Zeno, se non ricordo male, quindi un saluto a Stefano. Ma diciamo, è buono anche ripetere e ripetersi che cos'è Bed Prompt, cioè che come progetto, dando due righe, poi ovviamente sarà più bello provarlo. Ecco. C'è anche Alex, eccolo, quindi le brutte Ciao introducete un belli, attimo lì. ciao. Vai. Sì, stavo dicendo che nasce dall'idea di Alex di creare collettivamente immagini con Midjourney. Nella versione della scorsa volta abbiamo utilizzato un altro generatore di immagini che è DALL-E. Questa volta siamo passati totalmente a una piattaforma nostra, utilizzando sempre Midjourney, e abbiamo aggiunto anche delle funzionalità come la coda di generazione che prima non c'era, e anche la generazione di più esperienze contemporaneamente. Cosa si intende con coda di generazione? Sia quando vai a inserire un prompt, viene inserito in una coda, di conseguenza non si va a creare degli incidenti di inserimento del prompt, nel senso che se io aggiungo un prompt e nel stesso momento viene aggiunto un altro prompt, solo una persona può scrivere nello stesso momento il prompt. Quindi si evitano in qualche Sì, modo si le evitano le collisioni collisioni, sì. tra i. Beh, come mai invece avete cambiato piattaforma da Midjourney o da lì, hai detto a Midjourney? Allora, sia perché ci piaceva tendenzialmente più utilizzare Midjourney come generazione di immagini, e questo, cioè. Ok. Bene. Resta, vuoi Anche aggiungere qualcosa? perché DALL-E onestamente dà risultati molto peggiori che Midjourney. DALL-E è molto più like, tipo vettoriale, diciamo, mentre Midjourney riesce a fare determinate cose molto più realistiche. E anche il fatto che DALL-E ogni generazione paghi, quindi se per dire abbiamo un sacco di generazioni, per esempio l'altra volta l'account ce l'ha messo Bernardo, gli dobbiamo offrire un bagno di caffè. Invece Midjourney l'ho pagato io e Maurizio l'anno scorso, ci abbiamo la come si chiama? Ci abbiamo la sottoscrizione, possiamo utilizzarlo quando vogliamo, anche se Midjourney ci sta di più, a quanto ho capito, vero Bernardo? È molto più complesso perché non abbiamo degli endpoint come abbiamo su DALL-E,
Cioè, da lì è un prodotto che nasce prettamente per... La cosa è un endpoint, per chi non lo sa. Un endpoint è praticamente un indirizzo su cui puoi fare delle operazioni, che vanno così, a livello di... E dato che non, non nasce come prodotto per utilizzo a livello di sviluppo, ci sono delle, cioè devi operare sempre tramite Discord, di conseguenza diventa più complesso perché devi tenere traccia dei cambiamenti che fa Discord in generale nelle sue API e di conseguenza anche Midjourney, quindi è più complesso a livello di sviluppo rispetto a... Bene, ma ci fate vedere qualcosa? Dove possiamo, possiamo provarlo? Ho creato una nuova esperienza. Io ho generato una cosa, sto generando, ho scritto. Nuovi capibara, altri capibara? Ovviamente. Ok, adesso Berne ci manda il link e potremo... Sì. Valesca, tu dove ti trovi? Sei a Malta? Io sono a Gozo, sì, a Malta, sì. Fino a giugno sarò qua, poi me ne vado in Giamaica e poi tornerò in Svezia e poi me ne torno a Gozo, passerò dalla Sicilia. Ok. Okay. Ma tutto dipende dal fatto che ho preso la nuova guest house ieri, quindi magari sarò un po' più a Gozo che in Sicilia quest'estate. Beh, ok, io stavo provando l'esperienza, era pronto. Però c'è un modo per vedere quanta gente c'è in lista e quanta gente c'è in queue? Magari un contatore tipo da qualche parte si potrebbe mettere? Quando entri nella coda ti dà il numero in posizione, che tendenzialmente è sempre uno, questo è un problema, e poi ti dà il numero di utenti in coda. In questo caso quanti sono? Tre. Io ora sono qua dentro e mi dà zero come countdown, però non mi dà generating image. Cosa, lo vedete pure voi così? Sì. Forse, secondo me perché ho scritto mafia e se l'è presa male Discord. Sicuramente. Una cosa che si infatti. E quindi posso partecipare all'experience? Resca la rotta, infatti, scusate. Infatti, il gioco era proprio questo, ma infatti una settimana fa Bernardo mi fa: adesso funziona tutto, non dovrebbero esserci problemi. Io ovviamente fino al prossimo disastro. Funziona tutto fino al prossimo infatti, disastro. Il giorno dopo Midjourney cambia la struttura del prompt e succede il macello, non funziona più nulla. Esatto, un colpetto cita la legge di Murphy e decisamente è definita schifo. Dovremmo fare del merchandising con la legge di Murphy, effettivamente è vero, dovremmo assolutamente mettilo a punto, merchandise con la legge di Murphy. A parte che dovremmo riprendere il buon vecchio tema dell'adottare soluzioni punk per la sopravvivenza. Allora, io... Ecco Marti. Quindi le nostre immagini sono in cottura e a breve potremo assaggiarle. Noi possiamo veramente prima. Noi qui, mi dispiace, siamo in regia, nella stanza di regia, noi possiamo avere le anteprime. Quindi scusami, il prompt adesso funziona ed è capibara, ma aspettate che condivido lo schermo per chi non sta joinando. Allora faccio così. Ok, sta generando, sta facendo generating image, ma io non ho cliccato su niente, cioè c'è in queue, mi devo mettere in queue. Sì. Ok, quindi clicco
Perché siamo, vedo che siamo a tema mafioso comunque. Capybara, The Boss of Sicilian Mafia. Giusto? Sì. Io questo prompt. E ora siamo 4 nella coda, giusto? Sì, perfetto. 1 su 4 vedo pure io. Però chi è di questi 4 che potrebbe scrivere? Al momento nessuno, perché sta generando l'immagine, comunque. Ok. Ah, se entri tu siamo 5, che entra pure Marilisa. Testiamo. Proclamo. A Marom. Bernard a fare un proclamo, raga, aspettate. Bernard, a me si ferma sulla pagina di caricamento, raga. Non me la carica, praticamente. Bernard sta ufficializzando a bassa voce che si è rotto. Dobbiamo fare una cosa molto critica, nel senso di cancellare le schede l'ultima... Livello missione è critico. L'unica cosa è cancellare... Missione critica. Ah, ecco, già per ammazzare il tempo, invece, l'altro giorno con gli Uzi vi raccontiamo questo appuntamento che abbiamo pensato per il 10 marzo. Giuseppe, che giorno è il 10 marzo? 10 marzo? Che cosa si festeggia il 10 marzo? Domenica. Presidente, gli Uzi. Che cosa? Ti stavo chiedendo che cosa succede il 10 marzo. Presidente, no, stavo spiegando a Stefano di fare qualche foto. Allora, il 10 marzo ci sarà l'appuntamento annuale, diciamo, del compleanno del Sixcrack Bar. Il Sixcrack Bar online, nel senso che il 10 marzo del 2020, come molti ricorderanno, siamo stati messi in quarantena, e nell'esatto giorno in cui siamo stati tutti messi in quarantena, almeno si parla dell'Italia, è nato, diciamo, poco dopo è nato il server Discord, però è nata questa, io abbiamo cominciato a vivere online H24, abbiamo vissuto l'esperienza dell'Officina Mediterranea, della produzione distribuita. Per celebrare quegli altissimi momenti di panico e delirio, annualmente ci ritroviamo online per un altro meetup, e potrebbe essere, diciamo, un nuovo testing di The Bad Prompt o di qualche altro, diciamo, nuovo appuntamento. Quindi questa è l'idea. Tra l'altro, scusami, potrebbe essere proprio il giorno in cui si è aggiunta l'aggettivo locale alla nostra definizione, potremmo dire. Là eravamo un bel po' collegavamo Puglia, Calabria, Campania, insomma, è stato un... Dai, ricorda che era la glocalità, per favore, ricorda che cos'è la glocalità. In questo momento non mi sento pronto per definire la glocalità, però un principio... un modo di agire con un atteggiamento, diciamo, collegato globalmente, ma diciamo per un'azione locale, ecco, per impattare la parte locale, la smarmello lì. Però se te la senti di correggere questa definizione, fa pure. Oh, Bernard, è uscito application error, a client side exception is occurred. Ecco, beh, questa è l'immagine che ti ha generato, in realtà. Questa è l'immagine che hai generato. Il tuo prompt ha generato questa immagine. È comunque interessante, perché comunque ti lascia quel vuoto esistenziale tipico dell'arte contemporanea, e ci sta, secondo me, ha senso. Amarus, questa è finita male. È finita male, questa è vista all'arte. No, ma se aggiorno si riprende, no. The browser console, vediamo come dici tu. È proprio questa l'installazione artistica. Dalla prossima volta, questo era un test. Okay, dalla prossima volta scommettiamo come coi cavalli. Se Bad Prompt andrà prima del meetup, faremo tipo la scommessa. Ora se refresciamo, abbiamo una deprecated user feature. Abbiamo pure un'altra failed to load resource. Proviamo ad aggiornare. Ok, già l'ho messo in strada. Vediamo cosa succede. Ok. Perché prima c'erano non so quante immagini. Un passaggio in Torino adesso. Per quello. Aspetta, non ti sento. Perché dovevo migrare il database l'altro giorno. Poi tra spostamenti vari non l'avevo fatto, cioè non è che non avevo rimesso tutto a posto, l'ho rimesso ora,
posto, quindi era scontato che si bloccava ora. Ma posso inserire quindi eh? Posso inserire un prompt, vedo, no? Io sì. Sì, posso scrivere, quindi ti può inserire chi ha write, vuol dire che può scrivere. No, io sono non io non ce l'ho, però mi fa comunque scrivere. Io sono in un... sì, ti fa scrivere, però non ti fa scrivere, non ti fa premere il bottone scrivi. Non ben aggiunto, infatti, cosa il colore del prompt che stai scrivendo in un altro di conseguenza tu non tu capisci di solito. Ah, ecco, c'è zio Zeno che dice che per credo che sei tu che hai interpretato l'errore come un output e che quindi puoi fare il politico. Ma infatti aspetto solo che Dottor Hacker mi prenda come suo cavallino. Un giorno spero di diventare il cavallino di Dottor Hacker e faremo il partito pirata, quello serio. Dottor Hacker... Io potevo scrivere. Comunque, invitiamo Dottor Hacker a parlare. Infinite Focus Falling Down. Vediamo. Qualcuno ha aggiunto pure la virgola con 4K. Io ho messo 4K Infinite Focus. E Red on the Moon chi l'ha messo? Non lo sappiamo. Lo scoprirete solo vivendo. L'ho messo io. Solo tu Red on the Moon. Sì. Gli scenari. Comunque il prossimo step sarà fare tipo le stanze tematiche, anche perché come lo testavamo l'altro giorno, poi qui sotto, anche come l'esperienza del 27, si generano le varie gallery, no? I vari feed dei prompt. Tu immagini di entrare nelle stanze e subisci comunque l'influenza delle esperienze precedenti, no? Comunque dei prompt precedenti. Sì. Quindi sarebbe figo fare poi tipo che diventa una gallery. Comunque è bello punk, dobbiamo cambiare il prossimo step. Bernardo, dobbiamo cambiare font. Sono le 5 di pomeriggio. Io sto tornando perché devo mangiare, ma sono le 5 di pomeriggio, ancora non ho pranzato. Buon pranzo di cena. Continuate. Il dottor Hacker che ha alzato la mano, invitiamo. No, l'ho invitato io a salire sul palco, ma mi sa che sta declinando silenziosamente il mio invito. Dai, maestro, tra un po' è il tuo turno, comunque. Tieniti pronto. Comunque, mentre aspettiamo la generazione in questi 55 secondi della verità, volevo... rinnovare, ecco, c'è una novità fantastica che però è ancora un po' un rumors, ma potremmo avere delle tessere digitali, vero Liuzzi? Potremmo presto avere delle tessere digitali. E in realtà, quindi, finalmente il tesseramento non sarà su... Vabbè, è online da qualche anno, sempre più efficiente, e contiamo di renderlo ancora più efficiente, ma finalmente ci sarà una tessera digitale che sarà, diciamo, particolare, diversa pure di anno in anno. Sempre se questo passa dal focus di voi maledetti adepti, uno vi assegna un compito e prima di realizzare le fanta mega missioni realizziamo qualcosa di, diciamo, di concreto. Quindi diciamo, ho delegato una creazione di un formato tessera particolare. Mi auguro che il socio di cui riveleremo l'identità quando avrà completato la missione, riceveremo in automatico a tesseramento la tessera digitale. E aggiungo condizioni necessarie e sufficienti affinché ciò accada e essere tesserati, quindi per favore vi rinnoviamo l'invito a andare a tesserarvi sulla nostra pagina, che adesso Liuzzi vi linkerà qui nella chat. Ci sono un linkatore seriale proprio. Cioè.
linkatore, ormai ho visto che hai preso il controllo della sezione messaggi, vedo link a cannone nel tuo laboratorio fantastico. Nell'ufficio di Corticella. Scusami, ma se eravamo uno su cinque, io mi ero perso il prompt. Quindi il prompt che a te non ti ha fatto scrivere, però probabilmente ti farà scrivere dal prossimo turno. La coda non è legata all'esperienza in corso. Cioè se l'esperienza in corso è iniziata, tu ti metti in coda, finisce l'esperienza e parti e sei nel prossimo. Però dice che è già fermata due turni lei. Ha messo una parola, ma non è apparsa. Infatti ogni tanto secondo me bisogna aggiungere. Generata. La generata. Qui. Sì, sì. Wow. E aggiorna la pagina. Oh, no. Questa è la generata, quindi io, Resca e Indio, Becci, giusto? Yes, sai. Okay, bene, quindi per ora funziona. Ora, come funziona per esempio, Berna? Qual è la logica? Cioè, se io resto qui, io resto sempre in coda, vero? Allora, tu rimani sempre in coda quando finisce l'esperienza in generazione di immagine. L'ultimo a scrivere è il primo in coda. Ok, quindi ora dovrebbe. Ah, vedo che siamo però uno su sei. No, vorrei, io non vedo nulla. Io non vedo nulla per ora. Scusa, che poi chi siamo in coda? Oh, Stefano, ciao Stefano, fai il bravo Crypto Fernandello. Sono io in coda, Giuseppe, Becci, te. Valpo lì, c'è la ripasso, c'è? No, sì. Stefano ogni tanto sfarfalla, ecco. A me non mi fa accedere. Beh, sta sulla pagina in caricamento. No, bisogna aggiornare di frequente. No, per generare l'immagine non devi refreshare nulla. No. Fa tutto da solo. No. Non ho scritto niente ora. Ma tu sei. Ok. Io non vedo nulla, proverò ad aggiornare. Qualcuno. Di noi qua. Cartoon Style ha scritto. Tu hai scritto? Io ho iscritto. Marilisa aveva messo il. Cioè, no. È il terzo turno che scatta. Infatti mi segnala questo bug. Era scritto che hai scritto tu? Drummer zombie. Riesci a controllare se il comando si perde da qualche parte? Abbiamo scritto delle parole a caso giusto per il tuo è uscito. Se io metto tipo per esempio. Ah, posso dovremmo tocca a me. Quindi se io metto. Aspetta, che avevo detto prima. Qual è la tua? La riciclo. Drummer zone. No. Uffa. Allora metto. Raga, prima di. Io proporrei di fare un momento di chiusura e poi ci mettiamo a sminchiaggiare tutti quanti. Entriamo tutti sul palco, secondo me, così possiamo anche cazzeggiare tra di noi. Che ve ne pare? E proviamo anche a farci due chiacchiere su un dialogo generativo. Proviamo a
a sapere cosa, se ci sono dei feedback, domande di persone che stanno ascoltandoci. E poi si cazzeggia, no. Pro. Vi piace questo programma?